compagnia di Angelo Bandinelli, che non ha mancato in questo piccolo dibattito pre-congressuale sui giornali, sul Foglio, in qualche modo di dire la sua. Ecco, gli chiediamo così, tanto per rompere il ghiaccio, come gli sembra questa prima parte, siamo a metà più o meno di questo congresso, questo 40° congresso straordinario. Come gli sembra, com'è l'atmosfera, il tenore degli interventi? Beh, diciamo che l'apparenza, la sala, il decor, come si dice, l'affollamento, la presenza dei cose, è un notevole dato, è uno dei successi più dei congressi più vivi, diciamo. Per quello che riguarda i contenuti, ho qualche perplessità. Io ho fatto un intervento in cui ho detto che per me, diciamo, la grande urgenza è quella della crisi delle democrazie. Ci sarebbero voluti 2 ore per spiegarle, motivarle, indicarne gli aspetti. E ancora questo, non è. No. Si è molto parlato del perché a Re Bibbia quelli d'accordo, quelli non d'accordo, ma oramai, diciamo, è superato dai fatti, cioè il congresso è tale da togliere ogni perplessità o perlomeno ridurre al minimo rispetto. E invece ancora ci sono questa forma di risentimento per cui si guarda l'attualità eccetera e non si coglie invece il problema del domani, cioè il vero problema è il giorno dopo il congresso, come andare avanti, come strutturare questa presenza se si vuole che ci sia. C'è chi dice che il partito transnazionale deve morire, deve nascere il partito federale, che, diciamo così, è un eufemismo rispetto al fatto che si vuole un partito radicale che sia la riproduzione, la copia o l'assorbimento di radicali italiani, con tutto quello che vogliono essere, legittimo per carità, ma siccome devo parlare di me, nel senso che sono qui, e allora io dico che non mi interessa. Se dovesse uscire una soluzione tipo radicali italiani, io il giorno dopo vado a caccia, a pesca, a fare qualunque altra cosa, insomma, ecco. Ti vorrei sollecitare su una riflessione. Un po' anche la location e anche la presenza di questi detenuti, il luogo, è tutto molto nazionale. Io mi ricordo, noi eravamo presenti a fare le riprese, le interviste al 39° congresso, che si dislocò, diciamo, in 2 sessioni, e diciamo che sembrava di stare alle Olimpiadi, c'erano da tutte le parti del mondo, si venivano persone, traduttori e anche gli influssi, ed era anche stimolante per diciamo il dibattito. Ecco, non pensi che un po' questo congresso recluso, se così possiamo dire, sia stato anche un po' limitativo del tenore degli interventi? C'è il problema grosso, è di quello di una transnazionalità, diciamo, nominale, diciamo, ma non è colpa o causato dal congresso a Re Bibbia, è che non c'è stato lavoro in questi anni, dal 2011 a oggi, per rafforzare questa transnazionalità effettiva, no? Cioè quella presenza di Dembra Traoré, tra l'altro. Non c'è un Dembra Traoré, non c'è. E questo è vero. Sì, questo è vero, è un problema. È uno dei problemi. Però, io non credo che un congresso in cui ci siano italiani non sia un congresso transnazionale. Nel senso che il problema non è la quantità di italiani in confronto ai canadesi, eccetera, è la qualità del dibattito. Se noi ci teniamo, diciamo così, sul costone, se ci teniamo sulla direttiva transnazionale, anche il fatto che non ci siano, no? È un problema da porsi, però la transnazionalità è nel contenuto congressuale, che anche questo è carente, io l'ho detto adesso poco fa, il problema, anche perché non dimentichiamoci che in fondo il problema del bacino italiano come grande bacino del è sempre stato, fin dalla nascita del partito transnazionale, chiamiamolo, dov'è? Sofia, dov'era? No, lì le presenze transnazionali erano più simboliche che effettive. Io ho lavorato
in quel giornale che si chiamava, mi pare, 1984 qualcosa, il titolo del giornale era 1984, che era, usciva in 14 lingue, cioè il tentativo forte di eccetera. Il fatto che non ci sia riusciti, e beh, certo, è un grosso problema, però non inficia la transnazionalità nel momento in cui il congresso non si sente per quello che è transnazionale. Potrebbe essere fatto di tutti i francesi o di tutti i tedeschi o di tutti i canadesi, il problema non si vorrebbe se non nel momento in cui questi, come gli italiani, non si pongono, no, e tornano nazionali. Ecco, qualche volta nel congresso ho sentito voci, no, sono state dette esplicitamente: noi dobbiamo occuparci dell'Italia, poi lontano si vede l'Europa, poi c'è Spinelli, ogni volta che si nomina Spinelli mo è diventato il prezzemolo, il mantra, no? Ma poi in effetti, allora, in questa mancanza di consapevolezza il partito, i radicali italiani e il congresso non sono transnazionali, è la mancanza della consapevolezza e della responsabilità di essere transnazionali. Io ti ringrazio, Angelo, ti volevo fare un'ultima domanda relativamente a una specie di proposta ancora non formalizzata, però che si è letta un po' qua, un po' là, e anche si è ascoltata nel dibattito precongressuale, che era quella di considerare questo congresso l'avvio di un dibattito sul partito che poi avrebbe avuto una sintesi in un altro momento fisico congressuale. Ecco, tu come la pensi? I congressi radicali hanno spesso avuto due sessioni. Beh, il mio intervento è stato molto centrato su questo, nel senso che io non credo, anzi rifiuto, la tesi che si debba aprire un dibattito. Io sono 3 anni che partecipo a riunioni ufficiali, semiufficiali, le scrivo sui giornali, sul Dubbio o su qualunque altro, sul Foglio, e altri ne hanno scritti sul Foglio. Abbiamo fatto consigli nazionali di Radicale Italiana, abbiamo fatto 2 assemblee di precongressuali. Sono 3 anni che stiamo dibattendo. Questo non significa che non sia utile e forse necessario un momento di riflessione, no, dopo questo congresso. Infatti, sì, però il dibattito è stato quello, anzi ti dirò che sotto Pannella il dibattito è stato anche più esplicito. Ma insomma, all'ultimo congresso di Radicali Italiani Pannella è stato messo sotto accusa. È stato detto: ci hai rotto le scatole, in sintesi, in parole, no? Levati dai piedi, quantomeno. Quindi il dibattito era lì, insomma, no? Io questo non escludo, e mi auguro, ti dica, che succeda, che dopo questo congresso ci si dia una scadenza a termini molto ravvicinati per vedere, che questo congresso, certo, per lo statuto non si è manco parlato, si possa vedere di fare una specie di dossier dei punti aperti e vedere su quelli come andare avanti, con chi, con quale obiettivo. Innanzitutto bisogna capire questo congresso che obiettivo si pone nella votazione finale, dove vuole andare il congresso, da che parte. Poi si deciderà come, giustamente, non è che domani è tutto aggiustato, i pezzi sono riappiccicati, no? Il segretario, il tesoriere, il consiglio. Bisognerà trovare una struttura anche statutariamente. Mi auguro che succeda, non so se potrò intervenire o venire perché ho qualche difficoltà, diciamo, per adesso, però l'augurio c'è. Sicuramente ho sentito tutto il congresso fino a stamattina a Rippa e sicuramente lo ascolterò fino alla fine. Spero di esserci per mettere sul mio cartellino. Grazie ad Angelo Bandinelli, che lo voglio dire qui, è uno delle persone, diciamo, dei storici, uno dei pochi, no, storici che si fa intervistare da Libre TV. Gli altri purtroppo no, purtroppo no. E quindi resterà in qualche modo non equilibrata la questione, ma posso fare una battuta. Ho visto che però a queste deficienze o mancanze hanno provveduto ampiamente i telegiornali e la stampa, dove oramai la divisione è chiara:
gli amici e gli eredi e i seguitori e i giovani dall'altra parte. Mi dispiace, io sono dalla parte dei giovani, ma non è colpa mia. Grande Angelo, grazie.